una ragazza di Santa Maria che però viveva a Bologna, che si chiamava Ridella, di famiglia molto nota nelle cose scritte, cui ho avuto anche il rettore della chiesa, della cattedrale, proprio Don Lino Ridella. E vengo su e scopro queste terre. Io sono originario, cioè i miei vecchi sono dell'altopiano di Asiago, Tiruana, infatti Rebeschini, un nome proprio della valle. Quindi la montagna per me erano le Alpi. E quindi adesso si è trovato nell'Appennino? Sono trovato nell'Appennino e scopro l'Appennino, ma scopro l'Appennino più bello di tutti gli Appennini che ci sono. Perché dopo ho visto l'Appennino bolognese, l'Appennino, vari Appennini. Questo è un Appennino veramente tutto, lo sento proprio mio, perché qui non c'è nessuno. Qui ero forse le persone che da Milano venivano a far tornare a casa, a fare le vere nella loro vecchia casa, io ero forse l'uno dei pochi turisti che veniva. La Val Trebbia la conoscevano solamente i pescatori, con il fiume Trebbia, diceva, come Trebbia vanno a pescare, pescare lì. E quando c'erano tanti pesci? No? Tanti pesci, e poi anche i cacciatori che venivano dalla Lombardia e dal Veneto a venire a fare le caccia su di qua. E lì comincio a conoscere il territorio, comincio a conoscere, soprattutto vado a scoprire, io avevo la 500, non c'è stato posto che io non avevo. Poi andavo molto pieno, tutti i giorni andavo da Santa Maria alla vetta del Fenice a piedi. E facendo proprio tutti i boschi all'interno, quindi incontrando i serpenti, incontrando la volpe, ancora non c'erano i lupi, i cinghiali ancora non c'erano. E scopro veramente, e faccio il primo lavoro che faccio su una cosa che si chiama Come verde la mia valle. Ed è un calendario, un racconto, praticamente un libro che si stacca, perché il libro è fatto a cartoline che si staccava. Quindi 48 cartoline in cui racconto la Val Trebbia e la dedico ai miei suoceri. Poi scopro anche la riservatezza di questa erba. Allora, quando io correvo su e giù per accelerare al massimo e battere i miei record, che andate ritorno dove non dovevo superare un'ora, saltavo e tagliavo i campi, e tagliavo ogni tanto un campo di erba medica, che un giorno vedo una mano che mi fa, ti puoi fermare un attimo, fermo. Dice, di dove sei? Dico, sono il genero di Dante del Postino. Ah, ma questa terra è tua? Dico, no, non è mia. Ah, meno male, pensavo che i miei figli avessero venduto senza dirmi niente. Si passa sopra tutti i giorni così. E sembra bene che allora quando viene giù fa un giro, perché mi dà fastidio vedere camminare sulla mia erba medica. L'ho detto in una maniera così veramente gentile. E qui però ho cominciato a conoscere gente, poi sono diventato amico di tutti e ho cominciato a fotografare le processioni, ma rimanendo sempre lì, la parte fotografica è sempre restata lì. Salvo un salto su alle Moliaste, dove nel 73 incontro per la prima volta il gruppo del dottor Motti, che adesso è diventato il dottor Motti, che sì, adesso è diventata una grande industria. Sì, è diventata una grande cosa, ma prima erano veramente una ventina di ippi. Che è la comune del dottor Motti. Non era come diciamo, la comune della di quel territorio lì. Lavorano come dei matti, fanno diventare questo paese, lo rilanciano, lo riaprono, eccetera. Andando anche poi raccontando delle storie incredibili, che c'era amore libro, queste cose. Favoloso. Io dico, sono incuriosito, vado a vedere, arrivo lì e mi faccio una giornata con loro e faccio la prima intervista proprio a quei ragazzi, dove una cosa incredibile era, ma adesso i bambini, di chi sono i bambini? I bambini sono nel villaggio. Poi alla fine scappa perché Mozart aveva la moglie, lì, l'altro delle cose.
erano guardati a vista, erano... sì, poi dico, per la scuola dice, siamo tutti i dottori, i professori, siamo tutti i giovani, non abbiamo bisogno di mandare i bambini a scuola. 20 anni dopo, e per niente televisione, 20 anni dopo salgo su, i bambini avevano già 10 anni, 10 anni, e giocavano con le spadate. Cioè, proprio come gli altri bambini. Faccio la guerra con le pistole e con le cose. E le case, ognuno aveva la sua casa, e per la scuola veniva la scuola, non solo veniva la scuola a Bobbio, ma si veniva per prendere la scuola bus, quindi pretesa la scuola bus, quindi tutta la cosa è stata cambiata, quindi proprio ti accorgi che poi tutto il mondo poi alla fine è ormai omogeneizzato. Per trovare veramente qualcosa di fuori deve andare ancora fuori. Ma forse per su c'è ancora qualcuno che, soprattutto nella parte della valle di là, c'è ancora gente selvatica, la gente dei... come sul dire, c'è un artista che si fa chiamare Sarveigo, cioè da selvatico di Acerinia. Molto col tempo ho fatto anche avventure, stando delle giornate nei boschi, nel fiume Scuresi, risalendo il fiume, entrando nei boschi, passando la Val Borecchia, poi passando l'altro fiume che va giù a Giro, che si chiama per il mare. L'Abeto. L'Abeto, dove Minguei dice che questo. Anche lei ci crede. Sono convinto che lui l'ha detto, ma dopo aver bevuto milioni di... Lui esagerava con lui. E quindi il suo Hemingway, lei ha seguito le ricerche? Devo dire che sono già ormai 60, 52 anni, 54 anni che vengo dal Trebbia, e non mi stanco mai di incontrarli, e mi faccio adesso le mie passeggiate molto più tranquille, e adesso la valle, mentre prima nei boschi potevi andare tranquillissimamente, adesso hai un po' di tensione, perché con l'arrivo dei cinghiali, l'arrivo dei lupi, dico, noi non sai mai che incontro puoi fare nel sottobosco, mentre io il sottobosco venivo giù di qui. Poi avevo conosciuto molto bene questa valle con Felicini era il guardiacaccia della valle, un severissimo guardiacaccia dove nessuno scappava. Non c'era un bracconiere, se no. C'era, ho tentato anche di farlo fuori così una volta. La miseria. Non ci sono mai riusciti, lui era. Ed è quello che vedrà col fucile nelle foto che lui ha messo lì. E con lui abbiamo misurato, lui mi ha raccontato un sacco di... Era molto riservato, però sapeva tutto. Lui era in una posizione della valle che vedeva tutti i pezzi, sapeva tutto di tutti. Però non teneva solo per sé, per il suo lavoro. E viveva con una roulotte, in una corriera, sopra un buio. Un buio è una valle proprio sopra Santa Maria, diciamo, necessario un posto straordinario. E la strada dove passavano anche quelli che andavano, i pellegrini che andavano a Roma, passavano lì, aggrediti nei bisogni. Questa è tutta una valle piena di sorprese dal punto di vista anche storico, vista anche lì. Poi di sorprese, anche se tu vai ancora nei boschi, trovi delle cose. Trovi ancora in mezzo a cespugli coperti questa tappa dei cavalli, dove veniva dato il cambio dei cavalli. Ma lo trovi ormai in un sentiero che l'hanno così, in mezzo a rovi, eccetera. È veramente avventura, poi anche gli insetti che ci sono, le farfalle, che è veramente... Lei ha incontrato anche la famosa, qua in Val Trebbia c'è una famosa orchidea, mi pare. Ecco,
Sì, questa è una cosa di cui mi trovo impreparato. Ah, va bene. Come botano. Mi chiedi i nomi dei rom del campo della persicettana, Bologna, adesso che erano sui fiori, li guardo e mie... sono quelle cose di cui mi hanno affascinato, ma poi facendo il mio lavoro mi sono passato mi ricordo, la prima foto che ho comprato fu una foto negli anni 50 da un fornaio ed era un paesaggio del lago di Garda preso da Cipri. È rimasto affascinato. Quindi come tutti sono partito dal paesaggio, poi è diventato che adesso è l'uomo il mio dominio giratore. Ecco, quindi il suo soggetto preferito è l'uomo. In l'uomo tutte le sue manifestazioni oppure c'è qualcosa in più particolare? Ecco, se dopo lei si scarica questa creta, sì, trova anche tante cose, soprattutto trova questo che si chiama Io credo. Io credo è questa, questo libro che ho fatto, un libro molto grande, dove io racconto l'arrivo delle religioni a Bologna, l'arrivo delle religioni con gli stranieri. Praticamente gli stranieri hanno portato tutte le loro religioni, io invece di farmi il giro del mondo me le sono fatte a Bologna, gli ortodossi, i copti ortodossi di Trei, gli ebrei, i gruppi protestanti, musulmani, buddisti, gli indiani sikh. Praticamente questo è uno dei penultimo libro che ho fatto. Adesso sto facendo un altro libro che si chiama Raccontare la Terra, sulle terre del Delta, proprio la terra, ma vissuta come terra che viene usata, utilizzata in agricoltura, mescolando il paesaggio con il lavoro della terra, raccontare la terra, che è poi qualcosa che vedrà anche sulle... Ecco, segue molto le indicazioni delle encicliche ultime di Papa Francesco. Lui che sta seguendo le mie... Bravo. Sto scherzando. No, non è detto. Papa è il mio migliore, credo che se sento un'amicizia la sento proprio vicino a... Perché la famosa enciclica sull'ecologia, poi c'è l'ultima affermazione che la guerra che si sta combattendo non è una guerra di religione, per cui sono tutte... Per esempio, queste sono per esempio alcune cose, alcune delle immagini che verranno pubblicate. È un'anteprima, lei mi fa vedere, sì, della terra. Un'anteprima che è un lavoro enorme, perché il lavoro... Ha trovato delle difficoltà? No, anche perché io vado via già con tanti pass, che tanti credici, tanti accredita. Due tra cui c'è anche per esempio questo Comacchio, la processione, dove non faccio mai solo la terra, in un territorio ci sono tante cose, no? Sì, diciamo che... Allora tu non puoi evitare di... Dove c'è terra lavorata c'è l'uomo. Sì, c'è l'uomo. Non puoi. Infatti nei miei libri la presenza umana è sempre... C'è sempre. Allora, adesso vi faccio vedere la scaletta del libro che sto preparando, che devo portare a casa quando torno giù. Queste sono tutte aglio, albicocche, Calabria. Ecco, per esempio Calabria, ho fatto la raccolta delle arance,
Ranzetti. Uy, che bello. Bellissimo. Tu fai la raccolta delle arance. Sembrano delle sculture, no? Adesso uomini che portano le arance come sculture. Allora, oppure la fioritura del pesco. Poi ecco, qui siamo in Crema, vediamo, torniamo nel delta, andiamo da noi. La fioritura di irrigazione, vediamo lì. Allora, quello che mi piace, vediamo, faccio vedere su Facebook, faccio vedere alcune foto che stanno avendo. Anche cioè, al sito Facebook, così sì. La pagina, la chiamano la pagina. Sì. È lento. E si vede qui, è questo. Se ne va fuori. Andiamo a vedere se si apre il mio sito. Mario. Questa è Santa Maria, l'ultima processione che è stata fatta. Ah, proprio lì. C'è quella bellissima foto che arriva fino in cima dove c'è scritto Mario Rebeschi, ecco questo, bellissimo. Ormai non va avanti, che sotto dovrei vedere le foto anche. Mettile. Non va. Strano, perché ci sono tutte le foto del... Forse ha un mucchio di messaggi. Sì, dove rispondere. Salvatore, questo è un giornalista piacentino. Mi dispiace guardare. Sta caricando. Sì, c'è la polemica del Carlino che ha messo, ha chiamato quelle le ragazze del tiro con le cicciottelle. Allora è venuto fuori, tutte vanno le scuse del direttore. Vediamo se adesso sì. Ma strano, come mai? Ah, ecco. Ecco, per esempio questo bellissimo, caspita. L'aglio delle, l'aglio di Voghiera. Viso soddisfatto. Questa è la rattura, dopo la rattura questo ha avuto. Questa è quella che ha avuto il massimo dei commenti, 668 mi piace. Taglio del grano, la raccolta delle ciliegie. Che adesso costano carissime. Sì, una cosa... quest'anno erano una bontà. Qui invece sono nel delta del Niger, perché ho una passione per il delta e sono andato a cercare tutto il mondo. Questo era per tornare sempre... Auto con l'indiano d'epoca. Qui siamo alla... pescatori di granchi nel delta del Parnaíba, in Brasile. Queste sono quelle foto che entreranno nel libro. Bellissimo. Mi ha dato un'anteprima. Sì.
anche sul suo sito. Perché ci sono gli zingari, gli amici. I suoi amici zingari. Quando vivevo la mia vita. Anche, ha fatto lo zingaro. Sì. E quando col Dalai Lama. Era uno dei primi. Questa è un'altra parte del delta. La grande seta. Questa potrebbe essere la copertina del libro. Ah, è questa. Potrebbe essere candidata alla copertina. La parte produttiva. Cambia. Prima quando ero in marina, ero un marinaio. Ha un aspetto cinematografico, il personaggio, sì. Sembra un personaggio cinematografico, no? Uscito dai film. Con... E chiudo con questa. E poi sono riuscito a entrare in un punto dove questo qui non l'ha mai visto nessuno, perché per andare su devi arrampicarti. Ah, quindi è stato un impegno. Allora, questo è il libro che ho appena visto. Perfetto. Se vuole scaricarli, sì. Adesso